Con un lungo e durissimo post su Facebook, il cantante Shalpi si scaglia contro Barbara D'Urso, in questi giorni al centro di diverse polemiche per lo stile dei suoi programmi televisivi Domenica Live e Pomeriggio 5. Prima denunciata dall'ordine dei giornalisti, successivamente criticata in merito allo scoop truccato della sua inviata Alessandra Borgia, ora la conduttrice viene attaccata anche dal cantante, che ha raccontato la sua personale esperienza con la D'Urso, in occasione di un'intervista rilasciata Domenica Live nel 2013. Shalpi ha raccontato di essersi trovato in una melma putrida, in cui si è sentito sfruttato e messo alla gogna, per giunta senza aver la possibilità di parlare di un argomento che gli stava molto a cuore, la sensibilizzazione nei confronti dell'Alzheimer. Cara Carmelita D'Urso, in questi giorni sto assistendo allo sdegno mediatico contro la tua persona e a tal proposito volevo loro associarmi e portare alla luce anche la mia testimonianza di artista visto che ho avuto l'onore di essere intervistato, su tuo personale invito, nella tua trasmissione Domenica Live del 24 febbraio del 2013. Interloquendo con la tua redazione ti avevo esplicitamente chiesto di parlare dell'Alzheimer, affrontando il problema approfonditamente in modo da poter far chiarezza su questa terribile malattia, da molti fraintesa con la demenza senile, in quanto direttamente interessato, visto che all'epoca la mia mamma era al momento culminante di questa atroce malattia e io da figlio unico le stavo vicino e la stavo curando, vivendo così questo come un dramma personale difficile da affrontare nella quotidianità. Ingenuamente dandoti fiducia invogliato anche da una tua personale telefonata, avevo deciso di partecipare e pensando che divulgando la mia esperienza in modo pubblico avessi potuto catalizzare l'attenzione sul tema Alzheimer, e mi sono trovato a mia insaputa invece in mezzo ad una melma putrida da te gestita ed orchestrata ad arte, dove si è cercato in tutti i modi di screditare la mia figura di artista e di uomo. Chirurgia plastica, artista ormai in caduta libera, coming out in esclusiva solo per la tua trasmissione. E, a tutte le critiche pubbliche che ti vengono mosse, vorrei aggiungere e sottolineare che la tua televisione non è solo puro sciacallaggio, ma è anche un rivoltante cocktail di mistificazione e di manipolazione sulle vite, le emozioni, le problematiche di molti e aggiungerei troppi esseri umani, e per la mia personale esperienza vissuta sul campo di un uomo artista che è stato premeditatamente e cinicamente usato per i meri fini di Cher, dove decidi arbitrariamente chi ti è figlio e chi figliastro visto che altri personaggi, senza fare nomi, vengono da te osannati amplificando e lodandone doti e talenti che non hanno. Cara Barbara, io vivo di questo lavoro onestamente da più di 30 anni e sono veramente schifato e deluso di non poter partecipare ad uno spazio televisivo senza essere in qualche modo usato e diffamato per fini per nulla etici. Il post ha attirato i commenti di moltissimi utenti Facebook, che hanno preso le difese di Shalpi criticando aspramente la D'Urso e le sue trasmissioni. Chi se ne frega?